Allora anche oggi respiro ancora, cari signori. L'ultima volta ci siamo visti di fronte alla Posta e all'Orvea, dove c'era semplicemente uno schifo. Dopo la trasmissione, il giorno dopo, sono arrivati gli uomini del comune e hanno sistemato, ma hanno rappezzato, non è che hanno sistemato. Adesso, nelle mie escursioni, ogni tanto mi domando, ma il sindaco di Arco va solamente dal foro boario al comune o va anche a piedi da qualche altra parte? E questo nuovo segretario comunale che è stato sindaco per 2 anni di Cles, è venuto qui ad Arco ad aspettare la pensione o ha intenzione di trasferire un po' delle sue capacità che ha avuto nel comune di Cles? Allora adesso, signor sindaco, io l'altro giorno le ho mandato un messaggio, ma adesso le faccio vedere alcune cose e lascio giudicare ai cittadini se il Carlo Tamanini le fa da mat o se queste cose qui sono anche proprietà mia, perché il comune è fatto della proprietà dei cittadini ed ogni cittadino è proprietario di una piccola parte del territorio. Veniamo al solito. Guardi, io so che questo qui probabilmente è proprietà del foro boario, ma se fossi il sindaco faccio una cosa molto semplice. Faccio chiamare l'amministratore del foro boario e gli dico, guardi, se entro 3 giorni questo è messo a posto, se no io lo faccio mettere a posto e le mando la fattura, perché non si può lasciare sta roba qua, no. Non si può lasciare sta roba qua, no. Così, la vede com'è? Con questo signore che è al mio fianco, l'Augusto Tamarini, eravamo in consiglio comunale, lui con la sinistra e io con la destra, chiaro? Adesso ci troviamo tutti e due disperati, perché Mino trova pure a destra, l'uno trova pure a sinistra, perché io faccio una colpa agli amministratori di non andare sul territorio, di non andare sulla gente. Bravo, sindaco bravo. Betta, vada nelle strade, vada a vedere dove ci sono i ciottoli e qua, se vi interessa, incomincia l'altra serie. È caduta questa e qui sta per cadere le altre. Ci sono queste 4 piante che hanno intorno queste cose di metallo. Allora questa, lei è lì così, e uno senza un pegà l'altro giorno. Allora io mi domando, che cos'è, signor sindaco, la parola manutenzione? Tenere a posto le cose con le mani. E allora cosa ci vuole per gli operai del comune? Mettere a posto sta fare qua. Porco di quel paporco. Questo è il parco, è Arco, i giardini di Arco, a bella vista di un tedesco. Ma dice, che bella erbetta, come cresce bene l'erba ad Arco, guardate che vergogna, guardate. Ma vengono i bambini, allora allargate il parco giochi, ma non lasciate un cesso del genere. Guarda, si può lasciare tutto abbandonato in questa maniera? Ditemi. Sono io il cretino o sono... Guarda, qui era tutto erba, eh. Allora, per chi non conoscesse Arco, stiamo arrivando nella magnifica viale delle Magnolie. Qui c'era un muro che chi vi parla è riuscito dopo 70 anni, dico 70, a farlo abbattere. Il muro è stato abbattuto, ma non hanno pensato che al di là del muro c'era una cosa meravigliosa che quelli di Arco non avevano mai vista. E tutti si sono entusiasmati. Però è nato un problema, che questo prato bisognava metterlo a posto. C'erano delle stradine, vedete? Vedete qua? Ecco, guardate com'è ridotto. Allora, se sai che cosa mi risponderà il sindaco? Che questa non è sua proprietà, ma è proprietà della provincia. Allora mi vado su dal Fugatti, visto che adesso ci sono le elezioni, mi siedo nell'ufficio del Fugatti affinché il Fugatti e la Segnana non fanno mettere a posto questa roba qua, io non mi muovo dall'ufficio del Fugatti. Ecco, io voglio rivolgermi ancora al segretario comunale. Segretario comunale, mi usi questa cortesia, trasferisca un po' dell'entusiasmo che aveva Cles ai nostri amministratori di Arco. Questi erano i viali di quando qui c'era il Grand Hotel, ai tempi dell'Austria. Questi erano vialetti
dove gli ospiti di la Curort di Arco passeggiavano. Adesso passa questo vecchio rimbambito qua. E ora siamo al capolavoro. Questa dovrebbe essere una fontana. Professor Parisi, lei che è professore, che cos'è secondo lei, una fontana o una busa? Ecco, ma dico, io mi domando, ma amano Arco o la odiano? Io me lo domando, ma perché non vengono qua? Ma perché non vengono qua a vedere? Si potrebbe mettere in funzione, e se no le vede via fuori dalle balle. Quando scrive siamo nella busa, che fai vedere sta fare chi? Io però mi faccio una domanda. I consiglieri comunali, quando vanno in consiglio, da dove passano? Vanno via aerea o passano attraverso questo percorso? Bene, questo percorso e questa aiuola la vedono, e questi sono i buchi. Uno, questo tombino là, ma anche qua. Ma guardate che meraviglia, qua i consiglieri comunali piacciono le buche, le buse, perché è tutto correlato con la busa, quindi buse, busa, fa tutt'uno. Mi dica lei, e chi va anche al presidente dell'AMSA, il signor ex sindaco Veronesi, ma il Saraboni deve far asfaltare questo pezzo di terra, o che vuol cosa chi? È anni che sono così, e va in consiglio comunale e passa davanti. Per oggi io avrei finito. Speriamo che la mia vita non sia fatta di ore o di mesi, perché è la metà. E il Parisi che ho di fronte mi ha detto, Carlo, anni. Ma ostia, spero che non sia anni, perché sennò, caro sindaco, le rompo le balle ancora.